Jacopo Ligozzi, pittore universalissimo. Così recitava il titolo della più importante mostra recente dedicata a quest'artista veronese per nascita ma fiorentino di adozione, realizzata da Faietti, Cecchi e Conigliello a Palazzo Pitti nel 2014. Un artista giunto a Firenze nel momento in cui la città stava orientandosi verso il barocco, questo barocco fiorentino assai specifico, meno eclatante di quello romano e di quello napoletano, ma pure in grado di raccontare un'epoca di turbamenti e di intensa spiritualità. L'epoca del Concilio di Trento, di cui Jacopo Ligozzi è stato un interprete sommo, come ben racconta questo Cristo alle mie spalle, che dà il senso della sofferenza estrema del Salvatore, come egli è rappresentato anche in quattro opere che erano state commissionate per la villa di Poggio Imperiale da Maria Cristina di Lorena, specialmente devota, che aveva voluto quattro diversi Cristi portacroce, con la corona di spine, portacroce e con altre posizioni. Di fatto Ligozzi era pittore naturalista e i medici l'avevano voluto per la sua straordinaria capacità di riprodurre animali, piante, minerali, o anche di disegnare le fattezze della nuova città dei medici, Livorno, città straordinaria dove si permetteva con le leggi livornine di far giungere persone da tutte le parti del mondo, che fossero calviniste, protestanti, ebrei e perfino musulmane. Oltre ai Cristi portacroce, fu altro asse portante dell'opera di Ligozzi una serie di nature morte macabre in cui rimane insieme al teschio poco di carne, un lacerto d'occhio, a significare che la nostra esistenza che riteniamo eterna dura poco più di un battito di ciglia.